Ciao amici nottambuli, a volte vi parlo di film che so a memoria, questa invece per me è stata una prima visione. Ieri notte ho visto Il commissario Verrazzano, che non è parente di Montalbano, ma è interpretato da Luc Merendà e diretto da Franco Prosperi, uscito al cinema l'8 dicembre 1978. I film con Merendà sono sempre molto belli, lui come attore è una garanzia, anche se questa volta la pellicola secondo me non è il massimo e si salva giusto per la sua interpretazione. Interpretazione più ironica del solito, questa volta non è un commissario di ferro, anzi abbastanza svogliato nel lavoro e appassionato di gioco d'azzardo. Vive con il gatto, elemento già visto in altri film come Il lungo addio, ma anche L'avvocato della mala, che ho visto l'altra notte, e anche la sorte del felino è molto simile. Comunque c'è molta ironia, come dicevo, inserita perché probabilmente dopo Thomas Millian qualcuno provò a far nascere il filone poliziesco leggermente più ridanciano. L'ho notato anche in Poliziotto senza paura con Merli o Genova a mano armata, e con quest'ultimo ho notato anche una certa somiglianza nella trama: una donna che chiede aiuto ad un commissario per un familiare ucciso, qui la donna è interpretata da Jeanette Agren, e poi c'è una somiglianza anche nel colpevole finale. C'è qualche punto di contatto, insomma un film che secondo me scopiazza qua e là. E la regia di Prosperi è abbastanza approssimativa. Lo si nota ad esempio nell'ultimo inseguimento, uno dei più brutti che abbia mai visto. Le auto si toccano sulla fiancata per 10 minuti e poi sfondano un paio di transenne, giusto, per fare un po' di casino. Anche la trama gialla è un po' pesante da seguire, sono tanti i personaggi che ruotano attorno alla vicenda. E il finale, con il finto suicidio della vittima in una stanza chiusa a chiave, è davvero il proprio film giallo, quindi Prosperi fa quasi un crossover di generi, anche se il risultato totale non è un granché avvincente. Merendà fa il donnaiolo come sempre, non è sposato, ci prova con tutte, la sua amante, interpretata da Luciana Paluzzi, finge di essere sposata per rendere il tutto più elettrizzante. Con la Paluzzi ci sarà anche qualche scena drammatica, ma appena bozzata. In realtà non ci sono interpretazioni drammatiche vere e proprie. Brave e soprattutto sexy anche le altre attrici femminili, quindi Jeanette Agren, che riserva un colpo di scena finale, e Maria Baxa, super sospettata, molto enigmatica. Giacomo Rizzo è la spalla comica del commissario, come Gargiulo sta a Giraldi e come Caputo sta a Piedone, ma qui il risultato è un po' scadente. Film girato a Roma, ma c'è anche una breve parentesi a Nizza, ma anche per quanto riguarda le location, secondo me Prosperi non è un granché a catturare inquadrature, non regala scorci interessanti. Un film che comunque si può vedere, ripeto più che altro per la bravura di Merendà, ma bastava un pizzico di impegno in più e il film poteva essere molto più avvincente. È stato pubblicato anche in DVD. Per questa volta direi che è tutto, se volete ci sentiamo domani più o meno alla stessa ora verso le 10 di sera. Ciao amici nottambuli!